Questa che vedete, ragazzi, è la cartina dell'Islanda. Finalmente oggi parleremo a belle buone dell'Islanda, l'ultimo viaggio che ho fatto. Ci ho messo un po' di tempo a pubblicare questo video, per quale motivo? Quando sono tornato dall'Islanda ho perso alcune cose importanti per il mio video editing. La GoPro. Questa si era rotta e mentre fotografavo le stelle e l'ho dovuta mandare in assistenza per ritornare, ci sono voluti circa 7 giorni. Devo dire la verità, non sapevo che l'assistenza GoPro fosse così efficace, anche migliore addirittura della Apple. Mi hanno sostituito la GoPro senza problemi, senza nessun, cioè senza fare nessun tipo di domande, nulla. Ho chiamato l'assistenza, mi hanno mandato un codice, l'ho spedita tramite UPS, e subito me l'hanno cambiata. C'ero rimasto davvero male perché è comunque un action cam che dovrebbe resistere al freddo, aiuti a tante cose, ma evidentemente il freddo l'ha letteralmente bruciata. Cosa che invece mi ha sorpreso davvero tanto la mia Insta, e prossimamente vi farò anche una recensione di questa videocamera, che tra l'altro è uscita anche la nuova Insta 360, che ha resistito a tutto. Non è waterproof, ma ha resistito all'acqua, è andata sotto le cascate ed è integra. Ha fatto dei video bellissimi che vi farò vedere durante questo video. I pro e i contro di questa videocamera ve li spiegherò in un altro video. Ma ritorniamo all'Islanda. Partiamo dal presupposto che questo viaggio l'ho fatto insieme ai The Malament. No! Malament Islanda. in Islanda. Conquistata. I The Malament, Francesco De Dominicis, Pasquale Castaiolo, detto Pacchigno, e Domenico Bizzarro, e siamo partiti quindi in quattro per questo viaggio in Islanda. Sono scritto alcune cose perché sono davvero tante le cose di cui volevo parlarvi. Vi dividerò il video in due parti. Nella prima parte vi spiegherò come abbiamo organizzato il viaggio, cosa abbiamo usato per prenotare, diciamo, per fare le prenotazioni e le città che avevamo intenzione di vedere. Nella seconda parte, tramite la cartina, vi farò vedere tutti i posti in cui siamo stati, punto per punto, nei bar dove abbiamo mangiato, eccetera, eccetera. Partiamo dai voli. La prima cosa che abbiamo prenotato sono gli aerei, che abbiamo prenotato tramite Skyscanner. Ovviamente su Skyscanner abbiamo trovato i voli, poi ci siamo andati a indirizzare direttamente alla compagnia. Tutti i voli, le coincidenze erano tutte tramite EasyJet. Andando direttamente sulla compagnia, ovviamente ci sta la possibilità di risparmiare il 5-10% e si trovano i prezzi molto più bassi. Primo volo da Roma a Luton, poi da Luton abbiamo preso l'aereo successivo per Reykjavik, da Reykjavik a Luton e Luton, per Napoli Capodichino. All'andata siamo partiti da Roma perché il prezzo era molto più basso. Arrivare abbiamo invece del treno abbiamo preso il Flixbus che ci portava direttamente nell'aeroporto. Il consiglio che vi voglio dare è cercate di non prendere delle coincidenze troppo vicine, cioè minimo una distanza di 4 ore, dato che comunque il nostro aereo già ha fatto un'ora e mezza di ritardo. Quindi dovevamo aspettare 6 ore, per esempio, all'interno dell'aeroporto di Luton, dato che il nostro aereo stava 6 ore dopo, ne abbiamo aspettato 3 ore e mezza, 4 ore. E siamo stati fortunati perché se avessimo preso una coincidenza più breve, magari l'avremmo anche perso. Quindi, il consiglio che vi voglio dare è cercate di prendere comunque delle coincidenze non troppo ravvicinate. L'Islanda è un paese molto freddo, noi siamo andati nel periodo di fine estate, le temperature medie erano dai 2 ai 0 gradi. Il periodo migliore per andarci è da maggio, giugno, luglio, agosto e diciamo fine settembre. Nella parte già inoltrata si iniziano a scendere le temperature addirittura a meno 5, meno 10, meno 15 gradi. Ci stanno molte raffiche di vento, molta neve, diventa davvero impossibile visitarla. Anche perché le cose da visitare appunto dell'Islanda sono un po' sparse per tutta la nazione. Infatti il nostro obiettivo era quello di girare tutta la nazione e proprio per questo motivo abbiamo prenotato un albergo oppure una stanza, poi vi spiegherò meglio, in ogni parte, in ogni città diversa. Che cosa abbiamo prenotato? Per andare incontro a spese non troppo esagerate, le prime 2 notti abbiamo prenotato 2 ostelli.
che a differenza dell'Italia gli ostelli sono altro che delle camerate massimo da 4 persone. Dato che noi siamo 4 persone, prenotavamo la camerata intera con il bagno all'interno incluso. La prima notte abbiamo trovato una camerata con due letti a castello, un bagno all'interno, una cucina a disposizione che era a disposizione per tutti quanti, che si trovava nella parte esterna. Potevate fare la spesa tranquillamente, infatti noi dopo le prime esperienze che abbiamo avuto abbiamo fatto la spesa e la mattina dopo ci siamo preparati la colazione, uova fresche, abbiamo lavato i nostri piatti. Quindi il consiglio che voglio dare: se andate in Islanda, prenotate questi ostelli, anche perché i costi sono davvero molto bassi, circa 29 euro a persona. La sera successiva ci siamo spostati a circa 600 km da Reykjavik, quindi la seconda notte abbiamo dormito vicino alla città di Vik. Anche qui abbiamo affittato un ostello, in realtà era un appartamento che ci hanno dato totalmente a disposizione, c'era anche la cucina all'interno e ci stava il bagno tutto compreso, una stanza enorme, c'erano due letti matrimoniali e abbiamo dormito lì. La mattina abbiamo fatto stesso colazione là dentro, abbiamo pagato circa 39 euro a persona. Anche qua davvero molto poco. La mattina calcoliamo che ci alzavamo molto presto, intorno alle 6, 6 e mezza, 7 preparavamo la colazione, le valigie, prendevamo e partivamo, perché comunque tutti i giorni dovevamo affrontare circa 600 km. Da lì successivamente ci spostiamo, diciamo, ancora più verso est, sud-est, e arriviamo poi al lago ghiacciato, dove andremo la mattina successiva a fare le escursioni in mezzo agli iceberg. Qui abbiamo prenotato una guest house, tutto ovviamente tramite Booking, e tutto questo abbiamo vedato direttamente tramite Booking, dove trovate spesso recensioni ottime su tutte le cose. Quando abbiamo prenotato questa guest house eravamo convinti che avevamo prenotato una casa, un appartamento, diciamo, come avevamo prenotato anche per gli ostelli con il bagno all'interno, ma in realtà lì è stata la prima sorpresa, perché abbiamo prenotato questa guest house dove in pratica avevamo l'appartamento, cioè avevamo la camera per noi con quattro letti all'interno, ma i bagni erano in comune e una cucina in comune per tutti quanti. Siamo restati un po' così perché, diciamo, noi italiani siamo un po' suscettibili a queste cose, ci piace molto la libertà, giustamente. Però è stata un'esperienza davvero molto bella, perché in questa casa c'erano quattro bagni a disposizione, quindi veramente tante. Alla fine in totale ne eravamo una quindicina all'interno della casa, anche di meno secondo me. Quindi i bagni a disposizione c'erano, se ci organizzavamo bene. Infatti, come abbiamo fatto la mattina, siamo stati i primi a svegliarci veloci, subito a lavarci e a prepararci la colazione. È stata una bella esperienza, perché si ha la possibilità appunto di conoscere anche altre persone. Infatti a tavola abbiamo conosciuto una ragazza spagnola che stava con il marito, una coppia di giapponesi, e ci siamo comunque scambiati delle idee, opinioni sull'Islanda, il modo di vivere, eccetera eccetera. Da lì siamo passati da sud verso nord, e qua è stata un'esperienza davvero davvero indimenticabile, che vi racconterò poi successivamente nel viaggio che andiamo a fare lungo la mappa. Questo viaggio da sud a nord comunque è durato ben 600 km. Ovviamente ci siamo fermati in vari punti a visitare dei piccoli paesini. Ci sono addirittura paesini da 800 abitanti, davvero molto molto piccoli. Qua durante questo viaggio comunque ti rendi conto di cosa è realmente l'isola. Essere ovvero isolati dal mondo, cioè vedevi questi paesini che comunque si trovavano a 6 ore, 7 ore comunque da una città principale, che sono tantissimi. Ovviamente non mancava nulla all'interno delle città, c'era il benzinaio, c'era addirittura delle catene francesi di pub, e siamo rimasti molto sorpresi di questa cosa. Evidentemente lavoreranno tanto con il turismo, anche perché l'Islanda comunque è un paese che ha all'incirca 1.200.000 visitatori all'anno, paragonabile a Ischia, di una qualità ovviamente superiore. Perché? Perché lo stile di vita che si ha là è 5 volte a quello di Ischia, dell'Italia in generale, e vi spiegherò anche questo successivamente. Da qui siamo passati a nord. A nord abbiamo affittato un bellissimo appartamento vicino alla città di Aukeri, esatto, vicino alla città di Aukeri, che è un'altra città principale insieme a Reykjavik, un'altra città principale del nord dell'Islanda.
Un appartamento a due piani bellissimo, abbiamo pagato 50 euro a testa. All'esterno aveva addirittura una piscina, aveva delle piscine a disposizione, dei lettini, evidentemente nel periodo estivo si ha la possibilità di poter fare il bagno all'esterno con l'acqua calda. Vicino a noi c'erano altri appartamenti, altri tre appartamenti sempre diciamo della stessa proprietaria. In pratica aveva questa mega villa e avrà fatto tutti appartamenti all'interno. Non l'abbiamo goduta in pieno, però ci siamo rilassati, siamo andati a fare un giro la sera a Ukeri per cercare di vedere se c'era qualcuno aperto, ma purtroppo non c'era nulla, zero. Quindi la mattina di nuovo sveglia presto, colazione tutti quanti insieme, partenza per Reykjavik e poi successivamente Keflavik, in modo tale da poi il giorno dopo partire. Nell'ultima notte abbiamo affittato anche qui un appartamento, diciamo, abbiamo affittato in un ostello, ma non era per niente un ostello perché era una stanza enorme, abbiamo pagato tipo 29 euro anche qui a testa, ma era una stanza enorme, addirittura 6 posti, noi eravamo 4, ci siamo affittati tutta la camera per sicurezza, bagno incluso all'interno, cucina, tutto, di tutto e di più, dei mega appartamenti che loro ridefiniscono addirittura degli hostel. Quindi non oso immaginare cosa sia un albergo di lusso, non oso immaginare cosa sia diciamo per loro un appartamento e non qualcosa definito come ostello. Anche qui l'ultima notte, diciamo, dato un'avventura che è capitata, ci siamo goduti poco l'appartamento, ma non era quello che ci interessava a noi, ben altro ancora. Ritorniamo alla vita di Reykjavik, perché Reykjavik è 5 volte molto più cara. E da cosa l'abbiamo capito subito? Appena arrivati a Reykjavik, la prima cosa che facciamo è andare a prendere un caffè, perché come vi ho detto anche in alcuni video precedenti, il caffè è quello che indica appunto il livello sociale del posto in cui ci troviamo. E ci rendiamo subito conto che un caffè costa esattamente 5 euro. Caffè americano, ovviamente intendiamo noi, il caffè espresso non lo consideriamo proprio all'estero. 600 iskis, credo si dica così, islandesi. E da lì ci rendiamo conto che comunque la città è abbastanza cara. Andiamo a fare la spesa, facciamo la spesa, compriamo un po' di cose perché vediamo poi i prezzi in giro. Il ristorante, un piatto e una bevanda si aggirava intorno ai 40 euro, 50 euro. Quindi decidiamo di andare a fare la spesa, dove un po' compriamo, diciamo, un po' di complex per Pachino, perché lui aveva bisogno un po' di energie al momento, uova, dato che ho dato questa abitudine anche ai miei malamente di mangiare le uova prima mattina, pancarrei, marmellata, diciamo un po' di dolce, un po' di salato per fare un'abbondante colazione la mattina, e spendiamo effettivamente intorno ai 40 euro, 45 euro, comunque non compriamo nulla in pratica, una colazione semplice dove mangeremo 4 di noi. La sera ritorniamo a Reykjavik, la sera torniamo in appartamento, la sera scendiamo a fare un giro per Reykjavik, comunque ci viene fame, non volevamo cucinare all'interno dell'ostello, quindi decidiamo di andare a mangiare qualcosa. Scendiamo intorno alle 10-10:30 di sera, anche perché poi dovevamo andare a prendere Domenico, che è arrivato successivamente in Islanda, dato che è partito il giorno dopo, lui arrivava la sera, andiamo a prenderlo e ci andiamo a fare un giro per dentro la città. E già i ristoranti, i pub avevano chiuso, cioè chiuso la cucina, ovviamente le attività continuavano. L'unico cosa che erano rimaste erano tipo qualche pizzeria che stava per chiudere ancora aperta, il kebab bar, i classici che si trovano dappertutto. Optiamo per una pizza e ci rendiamo effettivamente conto che prendiamo una pizza e vediamo che i prezzi sono molto cari. Una pizza e una bevanda sono all'incirca 50-55 euro. Un prezzo davvero molto elevato. Però successivamente conosciamo il pizzaiolo di questa pizzeria, che è romano, e ci spiega un po' come funziona l'Islanda. Ci spiega che l'Islanda è un paese dove comunque gli abitanti sono molto ricchi, 300.000 abitanti che percepiscono uno stipendio minimo base di 4.500-5.000 euro, se fai il pizzaiolo addirittura puoi arrivare a 6-7.000 euro, quindi sono prezzi davvero molto elevati. E dice sì, la vita è cara, ma l'unica cosa che è cara è il cibo, poi per il resto, tipo vivere in un appartamento, affittare un appartamento, si parla di 500-600 euro al mese, se vuoi prendere diciamo una villetta 1.000 euro al mese, quindi sono prezzi abbastanza abbordabili sotto quel punto di vista per una persona che prende quello stipendio. È un luogo quindi secondo me dove se uno vuole andare a lavorare può davvero mettersi qualcosa da parte.
bisogna avere un bel carattere forte per trasferirsi lì e vivere lì, perché ovviamente la vita è un po' monotona. Magari Pachino stava andando in depressione dopo neanche 2 ore che era arrivato nella città, perché camminavamo per la città e qui non c'era nessuno. Poi il pizzaiolo ci spiega, ci dice: guardate ragazzi, la gente qui il fine settimana è abituata comunque a riposarsi durante il pomeriggio, perché la sera devono scendere e devono ubriacarsi tantissimo. Addirittura i negozi il fine settimana aprono a mezzogiorno e chiudono alle 6. Perché aprono a mezzogiorno? Perché il giorno prima si sono distrutti in discoteca, si sono distrutti nei pub e devono, e hanno bisogno di riposarsi, e poi iniziano, diciamo, a lavorare per il paese e per i turisti. Poi gli islandesi, sempre tramite questo pizzaiolo, ci ha spiegato che sono molto patriottici, cioè non esiste che un islandese rimanga per l'assato. Ovviamente anche là capita che ci sta tipo qualche islandese ubriaco, però l'Islanda gli dà comunque un sostegno molto forte, uno stipendio minimo base di 3.000 euro e un aiuto fino a quando non ci sarà il recupero effettivo di questa persona. Il tasso di criminalità all'interno dell'Islanda è davvero bassissimo, parliamo addirittura dell'1,5%. Infatti è un paese dove non c'è più l'esercito, non c'è la marina militare e ci sta solo volontariato. Abbiamo scoperto che i parcheggi addirittura non sono a pagamento, nonostante ci siano le colonie delle strisce blu e diciamo la possibilità di pagare, ma è a scelta comunque del cittadino: se vuoi pagare paghi, se non vuoi pagare parcheggia lo stesso. Un modo di vivere totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo noi. È un bel paese sotto tanti punti di vista, sotto il punto di vista culturale, sotto il punto di vista del panorama, un panorama suggestivo, indimenticabile, un po' pericoloso per quanto riguarda le attrazioni, perché sono totalmente naturali, abbandonate a se stesse. Infatti prima di andarci c'è bisogno di una giusta informazione, come abbiamo fatto tramite Francesco, che ha acquistato il libro, ha letto un po' tutte le cose importanti che bisognava sapere, eccetera. Addirittura in alcuni posti che andavamo ci stavano i cartelli dangerous, oppure qui è morto un turista. Perché? Perché capita che arrivano delle folate di vento, oppure delle onde anomale, oppure all'improvviso ti cade un sasso in testa. Cioè sono dei posti totalmente naturali, quindi c'è il rischio che tu vai e effettivamente non torni più. È capitato anche a noi quando dovevamo passare da sud a nord, c'è stato un momento in cui abbiamo avuto realmente paura che non tornavamo più a casa, la situazione era diventata veramente molto molto tesa, molto pesante. Poi vi racconterò il perché. Che attrezzatura ho usato durante questo viaggio? Durante questo viaggio ho voluto sperimentare la mia Insta360, ho usato la GoPro e poi ho usato il drone, dove abbiamo fatto delle immagini davvero molto belle. L'unica cosa, in qualsiasi posto andavamo c'era il divieto di dronare, perché erano definiti patrimonio dell'UNESCO, quindi non potevano essere ripresi. E noi abbiamo fatto comunque delle riprese, ci siamo fatti sempre un po' riconoscere. Devo dire la verità, non abbiamo quasi mai avuto problemi. Non ero l'unico che ovviamente faceva riprese, c'erano anche altre persone che facevano riprese. L'unica parte dove ho avuto un po' di problemi è stato quando abbiamo fatto delle riprese ai geyser, che erano all'interno del lago, che è venuto un tizio e ha detto: non puoi usare il drone, non puoi usare il drone, e l'abbiamo fatto ritornare. Io dicevo: no, è spento, non ho la fotocamera, però comunque l'abbiamo ritornato. Poi siamo stati in una cittadina davvero molto piccola che mi sfugge il nome, c'era una chiesetta davvero molto bella che abbiamo fatto una presa col drone. È arrivato un poliziotto che ci ha detto che nessun luogo può essere di quella città poteva essere ripreso col drone, quindi l'abbiamo dovuto spegnere. Altre volte invece abbiamo il problema del tempo. Perché? Perché abbiamo avuto su 5 giorni, 6 giorni a disposizione, 2 giorni di bel tempo e 3 giorni di cattivo tempo, pioggia e raffiche di vento fortissime. Quando andavamo nei posti turistici da vedere, dato che comunque la maggior parte erano all'aperto, c'erano delle raffiche di vento davvero potentissime e quindi non potevamo utilizzare nessuna tipologia di attrezzatura per fare delle riprese. La Insta ovviamente la utilizzavamo, però con la pioggia venivano le macchioline sulla videocamera, la GoPro la stessa cosa. Infatti anche Domenico, che è un videomaker professionista, comunque ha avuto un po' di problemi, ha avuto un po' di problemi sotto la questione, diciamo, delle riprese. Ora passiamo alla parte successiva, che è il viaggio e tutti i posti da vedere con delle immagini fighissime.
quattro malament sono arrivati con l'aereo a Reykjavik, uno, due, tre, e l'altro è arrivato più tardi. I quattro malamente arrivano a Reykjavik. Appena arrivati a Reykjavik con l'aereo, abbiamo affittato la malament mobile. Ok, abbiamo affittato l'automobile, che ovviamente è stata affittata tramite l'Avis in Italia, tramite l'agenzia dell'Avis. Quando arrivate nell'aeroporto troverete lo sportello che vi illustrerà, vi darà le chiavi, si venderà i documenti, le solite cose, eccetera, eccetera. Il consiglio che io vi do per muovervi in Islanda: usare assolutamente la macchina. Per quale motivo? Perché, a parte, non ha un costo esagerato, calcolando che in 4 abbiamo speso circa 120 euro a testa per 4-5 giorni, compreso benzina, assicurazione, ovvero l'abbattimento della franchigia, qualsiasi danno, diciamo, basta che non era qualcosa veramente di distruttivo, non dovevamo pagare assolutamente nulla, quindi eravamo assicurati su qualsiasi cosa che potesse, su qualsiasi cosa accadeva. Da Reykjavik, la prima cosa abbiamo fatto un giro all'interno della città di Reykjavik. Appena arrivati si ha subito uno sbalzo di temperatura di circa 0 gradi, anche se il periodo che siamo stati noi, come appunto abbiamo detto prima, è fine estate. L'obiettivo nostro era quello appunto di girare tutta la nazione, quindi partivamo da Reykjavik, fare tutto il giro, andare sopra e scendere verso giù e ritornare a Reykjavik. Le prime cose che bisogna vedere all'interno della città di Reykjavik sono la chiesa di Hallgrímskirkja. Allora, che sarebbe questa? Che cos'è la chiesa di Hallgrímskirkja? È fatta di cemento bianco, infatti mi è detta anche la chiesa bianca, e appena la vedi è una chiesa molto imponente, ma all'interno è totalmente spoglia, cioè non ci sta davvero niente. Avete presente quando entrate in una chiesa piena di gioielli, piena d'oro, tutte quelle cose, gli affreschi vicino al muro? Tu stai per entrare là dentro e ti immagini questo, invece entri ed è nuda. Un effetto davvero molto molto strano. Siamo rimasti infatti un po' così. Poi abbiamo visitato il Perlan, che è una struttura dove c'è un piccolo percorso di ghiaccio, ma abbiamo evitato di farlo perché semplicemente successivamente, nei giorni successivi, avevamo già pagato l'escursione sopra un ghiacciaio vero. Abbiamo visto la barca del viaggiatore del sole, una struttura in onore ai viaggiatori di un tempo e ai vichinghi che appunto esploravano tutto il mondo. Dopo che ci siamo fatti un giro per Reykjavik e abbiamo visto, diciamo, i monumenti principali da visitare, la sera decidiamo di andare a fare un giro. Dopo fatto un giro, finito il giretto, ho fatto una certa ora, torniamo a casa, perché la mattina dovevamo partire molto presto. Quindi torniamo in ostello, andiamo a dormire, la mattina sveglia alle 7, colazione, e partiamo. E partiamo per il Cerchio d'Oro. Il Cerchio d'Oro, in pratica, ci addentiamo verso, partiamo da Reykjavik che andiamo verso dentro dell'Islanda e arriviamo alle placche di Thingvellir, dove c'è appunto la separazione tra l'America e l'Asia. All'interno di questo Cerchio d'Oro, altre cose da vedere sono i geyser, dove appunto ci sta una zona piena di geyser. È bellissimo perché nel momento in cui arrivate là ci sono tutte persone intorno a questo geyser, e poi quando spruzza tutti puntualmente si bagnano, e uno di quelli sono stato anche io, non potevo non partecipare a questo evento. Nel momento in cui vi siete fermati qua, vi allungate verso le cascate di Gullfoss. Alle cascate di Gullfoss, dato che per me era un'emozione bellissima vedere una cascata, dato che avevo visto qualche piccola cascata, ma una cascata di queste dimensioni fa davvero molto molto effetto. E l'Islanda, se farete il giro appunto di tutta la nazione, vi renderete conto che è piena. Perché? Perché c'è una montagna all'interno che è enorme, e mano a mano che si sciolgono i ghiacciai, dato che la parte più alta è tutto un ghiacciaio, e la parte più alta, ovvero la parte interna dell'Islanda, è possibile visitarla soltanto in periodo di agosto, quando ovviamente i ghiacciai sono totalmente sciolti. Ci stanno cascate dove vi girate tutto intorno alla montagna, ci saranno pieno di cascate. Una volta arrivati, diciamo, intorno ai geyser e alla cascata di Gullfoss, alla laguna blu, ce ne riscendiamo verso giù, e durante il nostro tragitto ci fermiamo in una fattoria davvero molto molto bella,
dove appunto c'erano delle mucche che erano a fianco al tavolo dove tu mangiavi. Quindi tu ti sedevi, a fianco a te c'erano le mucche, ovviamente separate da un vetro, non c'era puzza, non c'era nulla, e tu assaggiavi tutte cose tipiche appunto di quella fattoria. E lì, per esempio, non abbiamo pagato neanche tantissimo, in base al prodotto che andavi a prendere, potevi spendere anche, diciamo, 30 euro, che è un prezzo abbastanza accettabile. Abbiamo mangiato un po' tutto, abbiamo provato i dolci tipici, gli hamburger, un po' tutte le cose che c'erano da provare. La sera poi siamo ritornati verso Vic e ci siamo appunto fermati a dormire. Da lì la mattina subito ripartiamo, colazione veloce, e ci avviamo verso il sud-est comunque dell'Islanda. Durante il nostro tragitto ci fermiamo a Mýrdalsjökull, che sarebbe un ghiacciaio enorme che si trova vicino all'Islanda, che sarebbe esattamente in questa zona qua, e qui facciamo un tour di circa 3 ore, un tour dove appunto ci danno tutte le attrezzature che ci servono per scalare la montagna, dove ho preso anche una bellissima caduta all'interno mentre scalavamo appunto questa montagna. E qui poi, diciamo, chiediamo un po' anche alla guida che la pericolosità del posto, se in passato hanno avuto problemi, e lui comunque ci confermò il fatto che in passato molti turisti andavano lì anche, diciamo, senza escursione, oppure senza addirittura in ciabatte si presentavano, e capitò che qualcuno, mentre si faceva un selfie, cadde dal ghiacciaio e morì. Da qui ci spostiamo verso la Black Beach, che si trova sempre nel sud-est dell'Islanda, questa zona qui. Al sud-est dell'Islanda andiamo su questa Black Beach che è una spiaggia nera immensa con dei faraglioni che si trovano in mezzo al mare. Sono davvero molto suggestivi da vedere, qualcosa di spettacolare. Una zona un po' pericolosa, infatti quando entriamo la cosa che ci dicono è: state attenti ragazzi, perché qua è morto un turista. Appunto, come vi spiegavo prima, il fatto che capita che cadono tipo pezzi di montagna in testa, eccetera, eccetera. Prendiamo e partiamo. Iniziamo a fare gli altri nostri 300 km, 300 km, e ci avviamo verso appunto la laguna ghiacciata, e dormiamo in una guest house, quella guest house che vi ho detto, dove c'era appunto l'appartamento in comune. Riposiamo la notte dopo comunque un'ennesima giornata davvero molto stancante, prendiamo e partiamo per la visita della laguna ghiacciata. All'interno della laguna ghiacciata, durante il percorso, troviamo sempre delle cascate mozzafiato e non possiamo fare altro che fermarci, perché sono davvero bellissime. Un'esperienza bellissima. Saliamo sopra all'anfibio e l'anfibio successivamente ci porta all'interno di questo lago. Abbiamo fatto delle riprese bellissime, vedi questi ghiacciai comunque coperti anche da questa cenere nera, infatti dei ghiacciai neri. Perché? Perché le eruzioni vulcaniche hanno fatto sì che la cenere si attaccasse vicino ai ghiacciai. Questo, tra virgolette, è un problema, perché cosa va a compromettere? Lo scioglimento precoce del ghiaccio, ovvero il ghiaccio si scioglie più velocemente perché la cenere attira il sole. Dopo fatto questa esperienza di circa un'ora, prendiamo un bel caffè bollente e riprendiamo il nostro percorso. Qui inizia di nuovo un'altra avventura. Da sud, ovvero da questa zona qua, dobbiamo spostarci ad Aukeri. Nella cartina sembra davvero molto breve, ma in realtà non lo è, e vi spiego il perché. Quando bisogna passare da sud verso nord, due sono le scelte: o si va per la parte centrale, che è la strada consigliata all'interno di Google Map, perché è la strada principale, diciamo, ma bisogna attraversare la montagna in mezzo e salire circa di 2000 metri, oppure percorrere tutta la parte esterna. Ma richiede un tempo davvero molto elevato, circa 2 ore e mezza in più. Dato che già si era fatto una certa ora, ci siamo fermati a mangiare in alcuni posti, perché giustamente dobbiamo provare varie cose, decidiamo di andare per la parte interna. E già a 1100 metri iniziamo a trovare, ai bordi della strada, iniziamo a trovare la neve. E la cosa ci preoccupa un po', perché noi non avevamo catene, non avevamo nulla, ma fin qui tutto a posto. Nel momento in cui saliamo ancora più sopra, inizia a nevicare, la strada inizia a diventare bianca, e dato che tutte le strade dell'Islanda non hanno guardrail, ma semplicemente dei paletti catarifrangenti e non sono illuminate, e sono molto strette, addirittura in alcuni punti più strette di quelle di Ischia, la cosa diventava davvero molto pericolosa per noi non abituati, ovviamente. Arriviamo a circa 2000 metri e qui inizia il panico totale. Abbiamo fatto circa 100 km
a 2000 metri d'altezza con neve fortissima e no, con neve normale, con bufera di neve fortissima e folate di vento davvero molto 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 forti. La macchina addirittura si spostava se non la mantenevi bene. L'unica cosa tranquilla è che a un certo punto, dopo penso 40-50 km, iniziamo a vedere qualcuno che veniva dall'altra direzione. Perché è raro che tu trovi qualcuno che venga dall'altra direzione. Per fortuna ci è andata bene e dopo circa 100 km siamo riusciti ad attraversare tutta la montagna. Ma è stato un momento di panico, un momento in cui io guidavo io tra l'altro, ci siamo alternati, ma là mi è capitato di guidare a me. È stato un momento in cui veramente ho avuto paura perché i paletti cadavi frangenti poi si erano addirittura ghiacciati, quindi non vedevi neanche più i bordi delle strade, dovevi orientarti solo sulla striscia centrale bianca che alcune volte scompariva perché era coperta dalla neve. Per fortuna siamo qui a raccontare qui questa avventura e l'abbiamo passata. La notte arriviamo a Ukeri, dove, essendo in nord dell'Islanda, pioveva a dirotto. Ma meglio la pioggia che la bufera di neve. Arriviamo nel nostro fantastico appartamento che si trovava esattamente nel lato opposto, diciamo di Aucare, 10 minuti in pratica. Si trovava questa zona qua. Ci siamo fermati e da qui avevamo una vista bellissima di tutta la città. La mappa ovviamente non è fatta proprio in maniera precisa, però è giusto per farvi capire le cose principali da vedere. Qui noi ci fermiamo qua, una volta ci siamo fermati in questa zona, prendiamo le nostre bellissime cose e andiamo a fare un giro nella città di Aukeri. Ci rendiamo conto che nella città di Aukeri era tutto chiuso alle 11 di sera, tutto inserrato come si suol dire. E allora che cosa facciamo? Prendiamo e ritorniamo a casuccia, ci riposiamo un poco. Volevamo mangiare qualcosa in realtà, niente di che, ma nel momento in cui entriamo in un autogrill, se così vogliamo definirlo, per noi sono autogrill, ci danno il benvenuto con un bellissimo rutto, sì, perché dovete sapere che in Islanda il rutto è appunto consentito, è segno di buona educazione. Prendiamo e andiamo a dormire. Prendiamo qualcosa da mangiare e andiamo a dormire. La mattina sveglia presto e iniziamo il percorso verso Keflavik, dovevamo arrivare qua in pratica, percorrere tutto questo lato dell'Islanda e ritornare qua perché poi il giorno dopo saremmo dovuti partire con l'aereo. Ecco, lo vedete, la balena e l'aereo. Ma che cosa succede? Andiamo a vedere un po' il meteo e il meteo portava bufera di neve all'interno dell'Islanda perché qua dovete sapere che in realtà ci saliva di altri 1000 metri di altezza in questo tratto. Non sono tantissimi rispetto ai 2000 l'altra volta, però comunque sono sempre 1000 metri. Allora partiamo prevenuti, chiamiamo il centro assistenza delle strade e chiediamo consigli su cosa fare, perché noi avevamo intenzione di percorrere il lato esterno dell'Islanda, tutto questo lato qua. Ovviamente richiedeva circa 3 ore in più di percorso, ma per una questione di sicurezza non volevamo ripetere l'esperienza che ci era capitata. E allora che cosa facciamo? Chiamiamo l'assistenza, il che ci dicono che la parte esterna dell'Islanda era stata chiusa a causa di folate di vento di 200 km orari. Quindi tutta la strada era stata totalmente chiusa. Eravamo costretti a passare per il centro. Chiediamo se c'era bisogno di catene, loro dicono assolutamente no. E allora prendiamo e partiamo per la nostra avventura. A 1000 metri ovviamente troviamo strada ghiacciata e bufera di vento. L'unica cosa buona è che era giorno, quindi diciamo si vedeva qualcosa e eravamo un po' più tranquilli anche dopo l'esperienza che avevamo vissuto il giorno prima. Superato diciamo la parte della montagna, ci addentriamo un po' all'interno, su lungo la costa dell'Islanda e andiamo a vedere il bellissimo scoglio di Utsarkur. Non mi chiedete se è corretta la pronuncia, ma so che si chiama così. E si trova in questo lato di qua dell'Islanda, ovvero a Draganjökull, una cittadina dell'Islanda. No, la strada principale percorre tutto questo lato qua e poi da qui andava diretta nelle Cafi. Noi abbiamo fatto tutta una strada di sterrato che portava fino all'estremità di Dragonjökull, dove appunto si trovava poi questo scoglio bellissimo. È uno scoglio che assomiglia tantissimo a un drago che si abbevera a mare. La spiaggia fa paura, è immensa dove si trova appunto questo scoglio, è qualcosa di pazzesco, ma le folate di vento che c'erano erano fortissime, non riuscivamo neanche a fare riprese con la GoPro ferma su un treppiede, addirittura che era forte il vento. A questo scoglio ovviamente è legata anche una leggenda, ovvero la leggenda di un troll che a causa di un campanile che gli dava fastidio, che è il campanile che si trova molto probabilmente su questa chiesina, che anche se qua non è illustrata come una chiesina,
Gli dava fastidio questo campanile, decise di volerlo andare a distruggere. Non aveva fatto i calcoli con il sole che stava sorgendo, e quindi, nel momento in cui il sole sorge, si viene totalmente pietrificato. È un troll che rimane là. L'Islanda è piena di tutte queste tipologie di leggende. Da qui passiamo poi a scendere fino a Reykjavik. Ci rifermiamo nella città dove siamo partiti il giorno prima, con un piccolo rimpianto, ovvero il fatto di non aver visto l'aurora boreale. Voi direte: come? Se andate in Islanda non avete visto l'aurora boreale? Ebbene sì, siamo stati fino a quel momento a non vedere l'aurora boreale. Per fortuna, che cosa succede? Ci fermiamo a mangiare. Conosciamo un gruppo di americani che ci dicono in pratica che loro avevano visto finalmente l'aurora boreale. E noi ci rimaniamo malissimo, diciamo: ma come, noi andiamo in Islanda e non vediamo l'aurora boreale? Loro vengono in Islanda e la vedono. Loro hanno preso un tour a pagamento dove addirittura hanno speso un sacco di soldi e loro sono riusciti a vederla. Altri addirittura non sono riusciti a vederla. Quindi l'aurora boreale è un po' una scommessa, a meno che non vai proprio nel periodo che c'è tutti i giorni. Un po' tristi della cosa, che cosa decidiamo di fare? Decidiamo di andare un po' al faro che si trova, diciamo, nella città di Reykjavik, che è questo farino qui sopra. Credo che sia questo, sì. Questo farino qui sopra. Andiamo un po' in questo farino. Stiamo un po' con là. Là si rompe la GoPro mentre fotografavo le mie bellissime stelle. Cercavo di fotografare le stelle perché come si vedono le stelle in quel posto voi non avete idea. È davvero pazzesco. Facciamo le fotografie delle stelle, ma aurora boreale non se ne vede neanche l'ombra, niente. Allora, tristi e disperati, decidiamo di ritornare all'appartamento che si trovava qui a Keflavik, una città vicino all'aeroporto, a 10 minuti dall'aeroporto. L'abbiamo presa apposta perché la mattina comunque dovevamo partire molto presto. Durante il nostro tragitto, durante il nostro tragitto, all'improvviso Domenico lo vediamo che inizia a urlare: ragazzi, l'aurora, 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 l'aurora! A quel punto accostiamo la macchina mentre siamo sulla tossata, a rischio di fare anche un incidente, dobbiamo dire la verità, e ci buttiamo fuori dalla macchina, come potete vedere da questo video. Ecco appunto, questo ero io che tentavo di fare un video, una foto dell'aurora, cosa impossibile perché col cellulare di notte non vedevi nulla perché è totalmente buio tutto intorno a te. Per fortuna Domenico è riuscito a fare la foto dell'aurora, ci è riuscito davvero alla grande. Fatto questa foto dell'aurora, finalmente possiamo dirla di averla vista. È un'emozione bellissima, ragazzi, si vede questa striscia oro, io la vedo oro, magari molti dicono che è verde, per me è oro, che fluttua come un serpente all'interno del cielo. È un'emozione bellissima, un qualcosa che dici: ma veramente così? Ebbene sì, non ci sono parole per descriverla. Da qui prendiamo, dopo che siamo stati più di 20, mezz'ora a fotografare l'aurora, fino a quando poi non è sparita, perché dopo circa 20 minuti inizia a scomparire, torniamo finalmente a Keflavik, soddisfatti e contenti del fatto di aver visto l'aurora boreale. Dormiamo, la mattina ci svegliamo, andiamo a posare la nostra macchinina all'interno dell'aeroporto, che per fortuna aveva un pezzo di parafango rotto qui, un buco sul vetro qui e tanti scippi nei lati. Ma dato che noi avevamo fatto assicurazione per l'abbattimento della franchigia, non abbiamo pagato nulla, zero, semplicemente 120 euro a testa quando l'abbiamo affittata. Quindi la macchina è andata e noi quattro malamente riprendiamo il nostro fantastico aereo, non c'entriamo tutti e quattro sull'aereo e partiamo per ritornare a Ischia. L'avventura è davvero molto molto bella, ci siamo divertiti tantissimo e spero che il video vi possa essere utile. Lo so che è un po' lunghetto, ma ragazzi, ne valeva la pena. Spero che l'avete sentito tutto. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace alla pagina, ma soprattutto mi raccomando, ragazzi, andate in Islanda almeno una volta nella vita. Ciao!